Siamo oggi con il dottor Pesole del Sole 24 Ore e con Stefano Lepre della Stampa e a loro chiediamo delucidazioni circa la questione politica italiana e anche economica. Beh, il ruolo del Quirinale è stato decisivo. Il Presidente della Repubblica ha preso in mano la situazione una settimana fa, quando c'è stato quel mercoledì di tempesta assoluta sui mercati finanziari, ha gestito lui in prima persona tutti i passaggi successivi. Quindi in primo luogo ha emesso una nota nella giornata stessa per rassicurare i mercati che le dimissioni annunciate dal Presidente del Consiglio uscente Silvio Berlusconi, però senza una scadenza perché erano annunciate subito dopo l'approvazione della legge di stabilità, sarebbero effettivamente avvenute, non ci sarebbero stati sostanzialmente vuoti istituzionali e di governo, e l'altra assicurazione era: se non ci sarà un nuovo governo ci saranno elezioni. Quella successiva è avvenuta il giorno dopo, è stata una mossa a sorpresa che ha sorpreso tutti, appunto, cioè la nomina a senatore a vita di Mario Monti, che era già nel pomeriggio di giovedì una prima indicazione assai netta e precisa di come il Presidente della Repubblica intendeva gestire questo passaggio delicatissimo. L'altra accelerazione che ha impresso è stata dal Quirinale all'approvazione velocissima della legge di stabilità. In questo ha ottenuto una rassicurazione dai Presidenti di Camera e Senato, e infatti anche questo è inedito nella nostra storia recente: la legge di stabilità è stata approvata in 3-4 giorni. Infine, appunto, nella giornata di sabato, l'incarico a Mario Monti, secondo quello che poi si era già immaginato nei giorni scorsi. E alla fine di questo percorso, domenica sera, con quella dichiarazione in cui sostanzialmente ha detto una cosa, ha detto: questo sarà un governo che dovrà nascere sotto il segno della massima coesione, perché quando c'è una situazione di emergenza tutte le forze politiche devono dare segni di responsabilità. Dipende, cioè i mercati hanno questo terrificante potere di provocare le tragedie che temono, quindi se l'Italia non saprà riguadagnare fiducia, se l'azione del nuovo governo Monti fosse paralizzata da contrasti parlamentari, se le misure proposte da Monti non passassero in Parlamento, non è escluso che si possa imboccare la strada della bancarotta. Per ora no, le cifre ci dicono che possiamo resistere, possiamo riaverci. Io credo che oggi comprare dei titoli di Stato italiani che rendono il 7%, il rendimento a cui hanno spinto i mercati, sia un ottimo affare, perché penso che ce la faremo. Anche a questo il Presidente Napolitano ha dato risposta nella dichiarazione di domenica sera, quando ha detto che in questo momento, con l'Italia nel mirino dei mercati internazionali, con l'attacco speculativo, chiamiamolo così, ai titoli del nostro debito pubblico, e andare a elezioni non sarebbe stata la soluzione migliore. Cosa sarebbe accaduto, si è chiesto il Presidente Napolitano, se da qua a gennaio, perché poi ci sono dei tempi tecnici, noi fossimo andati incontro a una campagna elettorale che sicuramente sarebbe stata molto, molto dura, molto conflittuale, e questo avrebbe provocato un ulteriore ritardo nella messa a punto di quelle riforme che comunque vanno fatte, qualsiasi sia il governo, perché poi sono queste le riforme e i segnali che attendono i mercati, al di là poi anche dei nomi stessi che vengono chiamati a gestire questa fase di emergenza. La sfiducia comprensibile degli italiani nei confronti della loro classe politica chiede che si ponga fine, ed è tagliare le spese della cosiddetta casta è un po', come dire, un avvertimento a questa che è l'autoreferenzialità della politica. Non si risparmierà molti soldi riducendo il costo della politica, però bisogna farlo, è una cosa che può ridare fiducia. Un governo di tecnici o un governo con tecnici è forse quello che lo può fare.
una riduzione del numero dei parlamentari e delle loro indennità dalla prossima legislatura, credo che gli attuali parlamentari nell'attuale situazione non possano non votarlo. Io più che governo tecnico lo chiamerei un governo istituzionale del Presidente, cioè il Presidente della Repubblica che in prima persona è sceso in campo per una soluzione istituzionale in grado di far fronte all'emergenza. Quindi più che tecnico sarebbe meglio definirlo istituzionale e comunque politico come tutti i governi sono. Dodici ministeri sono quelli che una legge che poi è stata modificata spacchettando, come si dice con un'orribile parola, alcuni ministeri, era la legge a cui ci dovevamo adeguare. È bene che i ministri abbiano il portafoglio, perché se no hanno soltanto il nome di ministro ed è un contentino dato a qualche parte politica. In un momento di crisi è inevitabile, io invito gli italiani a non credere a nessun partito di destra o di sinistra che prometta di evitare i sacrifici. Detto questo, però, non è che sia terribile quello che dobbiamo fare. Il governo Monti, per riacquistare fiducia all'Italia, dovrà soprattutto saper riformare, saper innovare. Certo, bisogna anche tappare alcuni buchi che esistono nel bilancio dello Stato per raggiungere veramente il pareggio di bilancio al 2013, che è l'obiettivo che la comunità internazionale e l'Europa ci chiedono. Però più di questo bisogna saper innovare. Ecco, di sacrifici ce ne ha già imposti molti il governo Berlusconi, bisogna soltanto rendere efficaci e credibili le leggi che sono già state fatte. Una domanda a entrambi: l'Italia ha riacquistato credibilità con il governo Monti? In Europa e nel mondo? Beh, la credibilità si acquista nel momento in cui si fanno delle cose, quindi certamente il fatto che ci sia un personaggio del prestigio internazionale, Mario Monti, è già una garanzia, e questo l'abbiamo già visto con le dichiarazioni pubbliche di questi giorni dei più importanti leader mondiali. Però per riacquistare la fiducia occorrerà fare delle riforme vere, serie, incisive, immediate, oltre probabilmente di nuovo a una correzione sul fronte dei conti pubblici, e l'effetto non si potrà vedere nell'immediato, perché Monti non ha la bacchetta magica, nessuno ce l'ha, e quindi occorre dare dei segnali di percorso, perché il nostro problema, ed è il problema di gran parte dell'Europa, ma in misura assai più rilevante per noi, è che la nostra economia non cresce da troppo tempo. E dunque, se quello è il punto fondamentale, bisogna mettere subito in moto azioni per avviare un percorso duraturo di crescita nel medio periodo, anche qui senza bacchetta magica, perché non è ipotizzabile. La crescita non si fa per decreto, si fa attraverso azioni di politica economica che sono nel tempo, e quindi ci vorrà del tempo. Però già ci sono le condizioni perché questo possa avvenire. Fino a una settimana fa sicuramente non c'erano. Okay. Dottor Lepre? Sì, sono d'accordo su questo. In più direi che rendiamoci conto che la politica italiana è difficile da capire all'estero. Mario Monti è un personaggio noto soprattutto in Europa, ma sui mercati operano investitori di tutto il mondo, dell'America profonda, della Cina, del Giappone, dell'Asia, dell'America del Sud. È difficile che da un giorno all'altro possano capire che l'Italia ha imboccato una nuova strada. Ci vorrà almeno qualche giorno, ci vorranno alcune settimane perché l'Italia riacquisti la fiducia, man mano che il nuovo governo opererà.